Andiamo bene. Grazie. Saluta. Ciao. Buongiorno, la prima ripresa della giornata, a parte che siamo per andare in culo a Dario. Siamo appena usciti dalla zona di Tunisi e attenzione, c'è la polizia che ci riprende, che ci prende. Perfetto, pausa. A ogni rotonda c'è un posto di blocco. A ogni rotonda la nostra radio viene nascosta sotto al sedile. Per il momento non ci hanno ancora fermato, tutto a posto. Piove, la gatta non si muove. La candela, dice la sfida. Beh, fa caldo. Si gela. Ho la stufa a un terzo, non l'ho neanche messa a metà caldo. Vabbè, ma un commento, nessuno che dice niente, è già tramortito. Mi ne fa prendere in moto dopo per pensare ai commenti. Io c'ho un freddo allucinante, guarda qua. Oh, brava signora! Grazie. Merci. Guarda. Su, qua. Prendi un po' di colore. Oh, benissimo. Oh, che brava la signora. Ma dentro, Paolo? Che brava la signora. Profumare dentro? Sì. Figa. No, almeno primo giorno. Abbiamo fatto 70 km. Siamo lavati fradici. Mi hanno detto venite in Tunisia che fa caldo. Meno male che ci hanno accolto qui. Fatti vedere. Sì. Mi è caduta la moto per te. Boing. Olè, con il sole finalmente anche. Devi aprire l'obiettivo, È aperto. Vabbè, andiamo però, dai. Superare il muro dei 90 all'ora. Ciao. Non ce la fa a superarci, Paolo, non ce la fa niente, ha deciso di rimanere dietro. Ce la fa, ci riprova. Dai che ce la fa, eccolo. Ecco Dario al sorpasso, anche lui. Oh! In moto. Fa caldissimo. Ma stai già riprendendo troppo per i miei gusti, basta. Tagliare, basta, sì. Come va? È rosso? Adesso è rosso, va quasi bene, guarda. Guanti. Ma che fai i guanti? Ma non ti sudano le mani? Posso dire che con la pioggia ho fatto il culo di brutto. Ah sì? Perché la mano bagnata è un casino. Ma c'è dentro il grasso di una macchina?
lascio il subito quella roba per fare la mattina, come si chiama, metti in chiesa. E poi voi tutti. Oh, ci siamo? Uno! Guarda Dario che si impara. Prima caduta di Dario! Sì, ma sta batteria! Ah. Io vado. Ma dov'è te? In seconda non va. Ah! Ma ci sappiamo. No, vai Miki, non ti preoccupare. Grande! Bravo Dario! Hey!
bella gnocchella. Primo insabbiamento. Karim, saluta la tua morosa, dille, se torno, ma io torno ti sposo. Karim, di alla tua morosa, se torno ti sposo. Va bene, se torno ti sposo. Va bene. Tranquillo Miki? Ma basta, è divertente, però tutti che spadano è brutto. Supera questa. Vai, vai! Sentite il rombo del motore. Oh yeah! Cacchio, ma le moto dove sono? Non lo so, lasciale. Puttana! Non mollare! Oh. Abbiamo spaccato tutto. Abbiamo spaccato. Cosa che abbiamo spaccato? Qualcosa, ho sentito che vibra. Adesso se no siamo veramente 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 nella merda. Ancora un po' avanti. Che cazzo è la pista, puttana? Siamo giusti? Sì. Vai vai, ottimo ottimo, tagliala tagliala. Vai 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 vai.
agile, agile! Sono fermo. E adesso? Quasi sudati, il finestrino abbassato completamente. Immagino cosa deve essere l'estate, ma impossibile andare girando, anche per il furgone, visto che già ha fatto un'ebollizione o due. Jacopo, bellissimo, bellissimo. Qua Jacopo ha fatto un salto della Madonna, devi farlo anche tu, sulla prima qua, adesso. Non t'ho visto, devo vederti davanti, mica dietro, la ripresa davanti. Ora che prendo velocità. Vai, vai, inizia a prendere. Vai, vai! Vabbè, andiamo anche noi, ragazzi. Basta, l'hanno già arrestato!
Perché due? Perché io la faccio in alta, in bassa risoluzione, ma a doppio frame rate. E io invece lo faccio? In alta risoluzione a frame rate normale. Quindi? Va benissimo. E per fermarlo schiaccio il tasto sopra? Eh sì. Allora parcheggio? No, siamo con il vero Dario. Il mio compositore di bestiani giù tutto. Sono a sinistra di Jacopo. No. Vai! Sono caduto 10 volte! 10 e spero di aver finito qua le cadute. La moto è ancora intera, io mi sono frantumato una tibia e un polpaccio. Perfetto! La polizia domani... è passata, ci ha guardato e sì. Ha detto niente. Quindi la polizia sa che ci fermeremo qui per l'accampamento se ce la facciamo a montare le tende e a trovare la legna prima che vada giù il sole. Allora, cosa facciamo così. Karel! Montiamo l'accampamento. Io sono cotto, però danni alla moto non li ho. È caduto un paio di volte da fermo. Guarda come se la ride, guarda come se la ride. No, due volte da fermo. Paolo Ciccion? Paolo non ha limiti. Che uomo di merda. Paolo è caduto. Paolo Dominetto è caduto. È proprio il Dominetto. Dominetto non è. Bella bando. Moto Honda, basta. Preso conto. Cazzo. Tutti quelli che parlano di moto. Guardate com'è conciata. Per non farsi notare, per non farsi notare che è bionda e gli occhi azzurri. Ciao ciao. Ciao. Come si spegne? Fare il Dominetto, digli qualcosa. È acceso? Sì, è acceso. Ecco, manca l'ultimo. Ha smesso di suonare. Ha preso? Prendilo. È un ritmo messicano il Dario. Spagnolo. Cosa devo vedere? Givi due. Sì, due sono quelli buoni. Va
musicale. Dario, ci puoi parlare anche dei tuoi problemi adolescenziali? Non hai fatto l'osservatorio, scusa che era bello, magari sei musicista della Madonna. Perché non sono un musicista della Madonna, quindi ho deciso di fare altro. Che io non è vero, perché quando piglia mano la chitarra e parte, ci sta. Ma la GoPro quali? No, questa è la mia. Vabbè, il mio telefono. Dai, quello che suona la chitarra bene, la suona come la suona Dario. Sì, ma lui piglia, parte, inventa, cazzeggia, io faccio le mie pirlate e mi viene dietro, quindi vuol dire che è un musicista. Bravo Dario, sei un musicista mancato. Anche questo hai anche mancato. Anche questo sono mancato. Si vedono solo le due robe catarinfrangenti. Ecco, adesso ti vedo. Cosa fai? Mi sono appena messo la calzamaglia. Cazzo, vedi? Tutto fornito. Sei un gigrovore acciaio. Qua c'è il satellitare che non va. Ancora non va. Non va. Qui c'è la tenda di Dario che non si vede. Eccola. Ho fatto la foto a 1200 li ho scontornati tutti. E ho fatto tutti i cartoncini. Quel cartoncino deve... Signori, sorridete a Jack che ci sta illuminando con un faro che da domani sera ci farà da luce per la cena. Cioè fra mezz'ora. Perché noi adesso abbiamo appena finito il pranzo. Pranzo, no, adesso abbiamo mangiato la fagiolata che è l'aperitivo. Che no, era il pranzo. Sono avete la bellezza. Detto che era il pranzo, visto che oggi non abbiamo pranzato. Quant'è adesso? Sono le 7:15. Siamo già sbronzi e non abbiamo ancora mangiato. No, non siamo sbronzi. Il bottiglione lì è appena iniziato, Cin cin. Cin cin. Salute. Più sulla mano destra adesso. Ti darebbe più godimento. Perché oramai... I'm from hell. Blue sky for pain. Can you tell a grim feel? From a ghostly rain. Smile for a man. So you can tell. Sembra ciondolo. Can you train? Your heroes for ghosts. Your head for peace. Mamma mia. A time for a cool breeze. Cold comfort for change. Non lo so. Faro, cazzo. Dai che ci arrivi, Dario. Metti la nota giusta, cazzo. Ogni volta che cambia nota. In questo momento non c'ho il flusso. Quando mi verrà il flusso. Brrr, fai un flusso di una canzone che conosci. Non c'è segnale. Dove è andato? Io l'ho perso. Dario, non ti agitare. Karin, bevi un po' di vino. Karin, bevi un po' di vino. Però qua, se non sei agitato, stai sulla sabbia di fuoco. Boom. Dov'è il mio bicchiere? L'hai finito. Cazzo, va che figata, va come si vede quando illumino con la pila. C'è frega un cazzo dei tuoi pile, vorremmo che funzionasse il tuo. Vedi che è un cerchio perfetto. Di brutto, figa, sì. Ti inquadra proprio la luce. Ti inquadra proprio la luce. Me lo metto al contrario. Luce contro luce, no? Così non va bene. Ok, guarda, guarda, che effetto strano. We are living yellow submarine, sottomarino bianco, sottomarino bianco, che palle, perché non si può? Guarda che stai riprendendo anche comunque. Mi metto il passamontagna. Buon anno! Buon anno a tutti! Buon anno! Buono, buon anno! Guarda che bella la luna! Guarda, guarda che figata! Figa. Auguri! Auguri! Ma lo sapevate che c'era il botto? No! Buon anno! Merda, sì, buon anno! Buon anno! Buon anno! Viva! Ciao Michele! Guarda è bello! Mario! Firma, firma! 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 Deserto! Firma! Cazzo! Dario, buon anno! Vieni qua! Auguri! Buon anno, buon anno! Buon anno! Grazie Dario, no! Sì! Dai, veniamo, signori! Io stappo! Stappa! Pure i botti, che non c'è niente! Fuori strada estremo! Champagne, rime, yate, smeia! Quanti anni ancora devo sentire sta storia? 3, 2, 1, 3, 2, 1, via! Via! Tutti bicchieri, no?
faceva il mio qua. Le nostre moto non le filmiamo, anche loro deve fare gli auguri. Auguri, auguri. Certo che sta spegnete sta merda di lì. Non rompere le palle, valla e versa. Ehi, cado. Io mi sa che devo andare a cagare. Cioè, ma quando mi ricapita di fare un capodanno con la Versys con su una chitarra appoggiata. Guarda lì. In mezzo alla sabbia. Eh? Certo che li ho ripresi. Al volo sono saltato a correre a prendere la telecamera. Quella Michele. C'era per terra dov'è? Qua. È pulita? Sì. Qua. L'anno e l'inizio bello come il sole. Sorridi mentre versi. Mette versis. Vai Paolo, grande! Sì, sì. Chi è che non c'è? Però tu abbiamo versato un po' già di là, subisci. Mi pizza! Paolo, basta. Paolo si è svegliato e ha detto è cambiato l'anno e l'anno prossimo ha detto che era più attivo. Ce l'hai il bicchiere? Ce l'ho. Ragazzi, buon anno a tutti. Buon anno, buon anno. Auguri. Happy New Year. Chi è che ha scorreggiato? Io. Cazzo, ma se... mi scherzo che capita, no, cazzo, no. Così. Paolo, vai a fuoco, Paolo, vai a fuoco. Che bombetta. Una bombetta? Sì, è arrivato tutto qua. Cin cin. Salute. Salute. Per fortuna che hai il P67. Ibiza! Dai ragazzi, un po' di movimento, mi sembrate quattro seghe lì messe. Vai Dario! Dario Underground! È lui! Ibiza! Vai! Sul cubo! Com'è che fa con la disdegna? Che arriva, che comincia! Formentera! Siamo tutti qui! Ragazzi, siamo qua, siamo in onda, ce la facciamo! Abbiamo anche le luci psichedeliche. Vai, vai! Mamma mia, sta andando! Madonna, te mi sembra un albero di Natale, così sto lumino che fa... Ma perché quella di Jacopo lampeggia più figa? Non è quella? Le batterie fighe, ragazzi, sono mica come con le no, pile durace della nonna. Che velocità figa. Va di più? Aspetta che vi devo riprendere, voi tre e lui. Madonna, mi sto intossicando, fatemi spostare. Abbiamo semaforo. Sana Eva! Prendi la lampada per favore, guardala! A cazzo, ho perso la lampada! Top. Però il bicchiere salvi! Prendi questo, va! Il bicchiere e il telefono sono salvi! Tre cose non ce la faccio, ragazzi, eh! Chiamo un po' di movimento, su cazzo, siamo qua nel deserto da soli per i cazzi nostri. Allora, dai, cazzo, vediamo questi qua. Un po' di movimento, ragazzi, altro che Rimini, vai. Che flash di brutto quella luce, veramente. Che picco, è psycho, è mica psycho. Alberelli di Natale, ciao mamma, ciao Rose, ciao a tutti. Dica, va Michele con quelle strisce lì, catatoniche lì. Che rendo, puttana. Mezzo negro di figo. Ragazzi, dai, sono contento, sono riuscito a portare il deserto. Sto filmando la tua moto. È massacrato. Stai filmando la mia no, moto massacrata? I disastri dell'anno scorso. Quello che è successo l'anno scorso. Non riesco a dire scorso. È complicato. Prova a dirlo a te, Dario. Scorso. È una figata.
Eccolo! Preso! Yeah! Metallo? Yeah! Yeah. Persone su una moto. Su! Sì, sì. Dario sta testando il suo nuovo assetto. Abbiamo ammortizzato molto di più, visto che aveva un assetto stradale, si è fatto una giornata intera spaccandosi le ossa. Adesso pare che riesca ad andare molto meglio, ammortizzatore molle avanti, tutto giù dietro e via. Mettiamo anche la quarta. Guarda come spreccia. Male, puttana, bisogna stare attenti a ste cazzo di robe, puttana Eva, com'è la testa? È andata giù di testa piena proprio, mette tutto un attimo. Tamponando! Era un giro tranquillo! Vai! Thank you.
noi. Se lo spacchiamo stavolta, guarda. Se sbagli ti punisce, Karen ne sa qualcosa. Anch'io ho sbagliato due volte. Io ho provato una volta a fare quello che fa Jacopo, di salire di lato sulla 2. E ho fatto quello che fa Jacopo. Quanti? Zoff. Cos'è che ha detto? 27 km, eh? Un pacco, è tantissimo. 27 km? Eh sì. Oh. Quindi 7 qua che dice? Commenta, Karim. 27 km, fai alla mezza 10 km all'ora, no, 15 all'ora minimo. Due ore siamo giù a Xarghilane. Ma se non ci dobbiamo fermare? No, io ho messo 15 km all'ora calcolando imprevisti, quindi di medie, di soste, di insabbiamenti, cadute. C'è la pedana qua sotto, ragazzi. Non c'è la pedana qua sotto. Va messa meglio. Siamo a cavallo qua, questo è tutto, ragazzi. Ma sollevato. Adesso qua la ruota è da due. Lo facciamo andare indietro. Sì, non fai, indietro né in avanti. Dobbiamo andare indietro. Ma è sempre le pedane però. Miki, qualcosa dobbiamo fare, va indietro e in avanti. Mica che storia, oh. Grandi! Completamente infossati. Allora, non lo so. La legna l'ha tirata su. Qua vai qua a fare legna, a vedere quali distanze devi fare. Notare l'altezza. Guarda con che vesti. Ma ora ragazzi, è mio sogno, cari. È mio sogno, ragazzi, guardate. Gente da deserto. Che ti dai a lui per non fare un cazzo! È così che ne venne fuori. Thank you.
grande, giù, giù, no, deve andare, figa! Questi qua però devi fare tutti giù cattivo, eh. Qua sotto c'è la roccia ancora, quindi io queste qua secondo me ce la faccio. Quella lì è un po' dura, un po' ripida, ma ce la faccio. Il problema è che voi dovete stare avanti e dirmi fermati, non venire, perché qua c'è un muro così piuttosto che ti insabbi. Sì, ma cappotto. Dai, vai! Che qua è dura, eh. Qua. Qua è tosta, cazzo. Funziona. Durissima, non ce la so, ce la fa. Sono andato avanti per 200 metri. Ma due sono le cose. Perché deve sbattersene il cazzo di dire che spacca, non spacca, deve andare. E come si ferma è perduto. Signori, il pezzo più brutto della nostra vacanza. Siamo pronti? Via! Vai Mickey, vai!
in mezzo a nulla. Vai, no, prova, e allora spingete, sì, sì, sì. Piano piano, eh? No, ma non, non sta la prima volta, molto volte. Alla bucata. No, però se vai, vai, eh. Dopo Michele, se vai, vai. E io? Sì, sì, vai, vai. E tu riprendi. Andiamo giù, ma lo mettiamo su allora. Porque aquí está problema, muy cerveza para. Que se lleva la cerveza. Cacci la va a por él. Quiero la cerveza. Questa gliela diamo a loro. Sì, sì, non può. 3 4 birre vuoi. No, basta, oh. Meccanico. Paolo. Aspetta che è infossato. Quando inizia a andare invece va molto bene, va molto scivolosa proprio, va. Perché non va più sta parla cosa? Cazzo, la mia moto! Guarda quella donna lì, eh. Ma perché sei imbelagato di qua? Dai! Adesso mi cago d'osso. Dario! Dario, però... niente nessuno. Sì, questo. Olè, pa, pa. Non batta, si vede che è umida. Mi sento come batte. La lingua duole dove il dente batte. La lingua batte, la lingua batte dove il dente duole. Quasi finita la cassetta. Tunisia by night.
le dune ormai, eh? Mamma mia, che fatica, è notturna, non si vede un cacchio. Aiuto. Che fatica, che paura di rimanere bloccati a metà della salita. Di lanciarcele prima di... Cioè Jacopo è troppo avanti, birra, sigaretta. Ciao. E macchina, videocamera in acqua. Sì, noi siamo delle merda. Io adesso vado, tiro via i piedi. Gli ho dato già mezzo giro, ma si è svito. Pensavo che era molle, in realtà era molle, però ha ceduto, ha preso la botta e ha ceduto della giuntura. Riparazione, Michele, il suo furgone. Erk troppi. Adesso vi faccio vedere un attimo il deserto nel suo totale splendore. Cosa vuol dire il deserto, ragazzi? Bisogna provarlo. Siete pronti? Siete pronti? Eccolo. Bene, però stiamo facendo la cavalcata nel deserto. Questo è il deserto. Il cavallo risponde perfettamente ai comandi. Una figata assurda. Arrivo al forte romano, fanciulli miei, vai, vai. Quadriamo, scusa, com'è che ti chiami te? Guardiamo Fatti, fatti un sorriso qua. Guarda Fatti. Poi sta facendo film. Piano, tira un po'. Sì. Tira. Mi piace le cifre. Mi piace le cifre. Sì, normale. No, dico, beh, se c'hai qua la cifra, ce l'hai qua la cifra. Sì. Vanno via, viene a fare l'ultima. Fai bene il deserto.
legna. Ciao. Non ero in marcia, figa. Non vado a capirla. Cazzo, non ero in marcia, ma sono coglione. Thank you.
stiamo andando a prendere il capretto nel villaggio berbero. Ce l'hanno sgozzato solo per noi. Erano 4 ieri, sono diventati 5, oggi sono 6. Porco ci sono gli interessi, Karim. Quanta benzina hai sprecato oggi? Sì, onesto. Io? Ho messo dentro un po' di benzina dentro nella tolla, quindi secondo me siamo a posto così. Va bene? O devo pagarvela? Come siamo a posto nella tolla? Io ho preso la benzina della che c'era nel furgone e l'ho messo in fare un bel taglio netto. No, no, è bella invece, è bella invece. Bella. Manca qualche secondino. Posso dire una cosa? Io ho trovato il sacchetto della roba della benzina appeso a una mia freccia. Le frecce si rompono. Ma sono leggere le robe della benzina. Le frecce del Kawasaki si rompono? Sì. Ti conviene metterlo in terra? A parte che dopo le botte di ieri non lo so cosa si possa più rompere. Allora facciamo così. Finisco la cassetta col boscaiolo. Sto provando le ossa e la Kawasaki. Volete insegnare a usare a me questo coso che è mio? Sono quelli freschi che non si non si vedrà niente, penso, però. Il furgone è cattivo a questa battuta di Michele, posso farlo? Prova, dai. Ma che furgone era suo? Neanche lui. Paolo, fai bravo, eh. Abbiamo lì riparato il furgone. L'hanno riparato, no, il furgone. Lì era una oggi. Questione che io seguivo le pinze. C'è voluta una mattinata, ma l'hanno riparato. Poi abbiamo dato una guardata alle moto. Ho capito che non dovevo pensare. Domani forse ripartiamo, io non ci voglio, ce la faccio. Vai!
montagna di là. Il portiere là, sta mangiando tutto il giro. Taglia dritto adesso. Perché sennò il portiere è lì, vedi? Tagliamo dritto. Ma sulle dune, no? Tagliamo di qua? Tagliamo dritto? Aspetta, sul giro di qua. Puttana bastarda, oh. Andiamo. Vai, questa sabbia qua veramente bastarda. Devo fare la pista.
puttana, oh. Durissima. Aspetta. Minchia, che fatti, sei caduto? No, no, sono freddo le mani. Uno, due. Spero di non sfasciargela. No. Adesso sarà un po' invasata. Mai fermarsi in salita. Allora, te spingi e io vado. Ah, spingi, dai. Perché sei appoggiato sotto, sei. Metti tu da qua, no? Sì. Vai un po'. Molla. Oh, cazzo, la duna! Fortino?
Cazzo, dove sei? In verticale, figa! Sei in verticale? Così è un po' dura aggredire le dune, eh? Cazzo di portino là! Fa un culo, va. C'è Michele. C'è qualcuno in linea, siamo al portino. Hola, hola, prego, prego, hola, hola. Impronte.
siamo al portino, siamo. Povera moto. Ma non si vede di qua, si vede. Ma che scalata. Ci vanno i mezzi, eh? Italia 1, lì è merda, stai attento, vieni qua, vieni di qua, non andare lì. Paolino? Sbagliato!
la sabbia sotto, butta la sabbia sotto la gomma adesso. Sotto la gomma. Bisogna vedere il lato da prendere. Il lato da prendere. Vengo, va? Io conto, al 3. Ok? 3, 2, 1, go! Vai, go! Oh! Ma che cazzo fai? Ma sei fermo, figa! Vai fermo, non si muove! La pa marché! Tentativo di salvataggio non riuscito.
Michele ha gremato la sua la moto di Karin, per la precisione, ed è lì. Karin non ha più una moto e adesso non riusciamo né a tirare fuori la Jeep né a tirare fuori la moto. Vedremo come andrà. Ciao ciao. Paolo, don't work too hard! Scusate. Frena, frena che dobbiamo tirare fuori. La Steffi cucina, come sempre. Meno male che c'è lei, se non se magna. Perché sti ragazzi pensano solo a divertirsi. Che ore siano, a voi di certo. Ed ecco Jacopo che gonfia le gomme prima di prestarsi ad affrontare un pistone sterrato che non so dove cazzo ci porterà. Quindi pressione delle gomme, Karim è tutto a posto, bello centrato. La Stefania arriva a fare un cazzo. Vai Jacopo. Andiamo?
finito. Cerca la pista, comunque vai verso l'Oasi. Scegliendo l'appartamento? Come funziona? Allora, ci sono un po' di letti usati qui e là. Lui infatti ha detto scegliete quello che volete. Cioè qua sarebbe da dormire in questi due e gli altri che se ne conto. Tante sono usate, dici? Sì, qualcuno sì, quello che ho scelto io è usato. Intanto ci si mette sopra sempre pelo.
Andiamo con le moto, scusa, parcheggiamo qua, cioè. È per i turisti questi qua, ci abitano. Ma chi? Parla turista o abitano qua? No, abitano qua. Ancora oggi, tu devi. Buongiorno. Che figata. Le sciabole della gamma? Che bello! Che odore, ragazzi! Che calura, bella lei! Sono passare qua! No? Bello! Eh sì, magazzino! Scusa, magazzino! Uè, magazzino con i bagagli! Che vedi, raga? Sì, con la douche! Ah, la douche sì! No, ma sì! Qua la douche! E l'acqua? Sì. Ma l'acqua... Con i bagagli, con le... Bello. Che bello. Che profumo di pulito. Qua ci dorme veramente, cara. Potete salutare la signora? Bonjour. Good house. La televisione bianca e nera, bellissima. E lì il divano, sarebbe il sofà. Per dormire. Dove sei, Brahma? Madame. Ma ah, la cucina. Il feu, dov'è il feu? Sì, tutti quanti si sdraiano lì. Ma il fuoco dov'è il fuoco? Il fuoco, fuoco, fuoco. Ah, a gas, ok. Sì, no, i tappeti. Magazzino. Okay.
mare, ma hai visto che roba? È spot turistico, ma qua ci vivono veramente, cavolo. Solo hanno distrutto tutto. È nuovo. Restructuration. Che cari mi è andato? Foto. Dammi, dammi. Su. Siamo tutti fermi, tornate indietro, siamo fermi. Ho chiamato in radio e ho detto: oh, ragazzi, ma come derapa, ma come derapa. Sono arrivato lì, no, sabbie mobili. Karim, tu cosa ne pensi? Ma io ho capito perché la moto va storta. Ho stortato uno stelo. Vabbè, ce l'abbiamo a casa di ricambio, eh? Sì, sì. Invece io mi ricordo di quando Jacopo, vedendo le foto di quelli che sgommavano sulla sabbia, diceva: bravi fessi, perché lì ci sono le sabbie mobili. Lo dicevo io, vero? Lo dicevi tu. È vero, noi come dei bigoli uguali.
Beh, perché andavamo troppo piano. A me mi sarà impastata la gomma, voi un po' meglio. A me sarà piena la gomma dietro. No, se sei impastata. Io sono andato finché non sei impastata, dopo... Beh, questo è molto... È vero. Guarda, questo qua è il cingulato, quello è il gulato. Cingulato una capa. Così grosso, il granchio del mare è un tombo. Fermi, non muovete il furgone. Ho fatto un filmato. Bonjour, monsieur, bonjour.